L'artrosi è una patologia altamente eterogenea che è caratterizzata da una progressiva perdita di cartilagine, rimodellamento delle ossa ed infiammazioni locali. Spesso i pazienti affetti da tale patologia, proprio a causa del dolore, modificano il loro stile di vita, riducendo l'attività fisica e le normali attività quotidiane. Pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica l'artrosi come l'undicesima patologia su 291 per anni vissuti dal paziente con disabilità. A discapito di quanto tu possa pensare, colpisce persone di tutte le età, maschi, femmine, con diversi livelli di attività fisica. Se pensi che questa patologia interessi prettamente le persone anziane, ti stai sbagliando, perché proprio il suo sviluppo inizia molto prima di quanto si pensasse. Tanto è vero che è classificata nelle prime 20 malattie nella fascia d'età tra i 40 e i 45 anni. Un altro grande errore è che un tempo si pensava che l'artrosi di ginocchio fosse una problematica di tipo solamente meccanico. Con il passare del tempo e naturalmente degli studi si è capito invece che siamo di fronte a una malattia dell'intero ginocchio, inteso proprio come organo. Che cos'è un organo? È un insieme di tessuti fatti di cellule specializzati per un certo compito. L'artrosi infatti colpisce diverse strutture e quindi diverse funzioni articolari. Giusto per farti un piccolo elenco dei tessuti coinvolti all'interno dell'articolazione, troviamo ovviamente la cartilagine, poi abbiamo le ossa, i legamenti, i tendini, la membrana che riveste l'articolazione, che viene definita sinovia, ed infine i menischi. Il coinvolgimento relativo di ciascuno di questi tessuti può variare da paziente a paziente anche nel corso della malattia. Negli ultimi decenni infatti si sono fatti passi da gigante nel campo della diagnostica grazie a migliori tecniche radiologiche e anche nuovi markers ematici, ossia negli esami del sangue. Questo però che cosa ha prodotto? Ha prodotto ulteriore confusione sulle idee che abbiamo attorno all'artrosi. La diagnosi di artrosi infatti non è fatta su delle radiografie o su una risonanza magnetica. Questo ti deve essere molto chiaro. Una valutazione accurata della malattia va molto oltre la semplice valutazione radiografica. Spesso infatti c'è un disaccordo tra quella che è la lastra o la risonanza magnetica e i dati clinici del paziente, come sta il paziente. Fino al 50% dei pazienti con dolore al ginocchio suggestivo di artrosi non hanno segni radiografici. E qui quindi veniamo a un punto cruciale, il concetto di infiammazione cronica sistemica di basso grado. Che cosa è questa condizione? L'infiammazione cronica sistemica di basso grado è una condizione patologica molto subdola che rimane occulta per anni e in cui i normali meccanismi dell'infiammazione rimangono erroneamente attivati e progressivamente logorano il nostro organismo. Attenzione però, un conto è l'infiammazione acuta, ad esempio dopo un trauma, che è fondamentale per la guarigione, e un'altra questione è l'infiammazione di basso grado e costante nel tempo. Ebbene, già nel febbraio 2004 la rivista Time aveva dedicato una copertina chiamando questa condizione il killer silenzioso. Infatti si è sempre più concordi sul fatto che l'infiammazione cronica di basso grado sia responsabile di diverse patologie differenti tra di loro e tipiche della società occidentale, le cosiddette malattie occidentali. Vuoi che ti faccia qualche esempio? La sindrome metabolica, il diabete, dislipidemie, malattie autoimmunitarie, alcuni tumori, le dermatiti, allergie, intolleranze, Alzheimer, depressioni, malattie cardiovascolari, infarto, ictus, osteoporosi, fibromialgia e guarda caso tra queste c'è anche l'artrosi. Quindi in poche parole, saper trattare l'artrosi significa non concentrarsi esclusivamente sulla cartilagine usurata, sul dolore, ma bisogna influenzare l'ambiente biochimico all'interno delle articolazioni incidendo sulla progressione della malattia. Di sicuro sarai a conoscenza di diversi tipi di approcci conservativi. Alcuni trattamenti tipici ampiamente diffusi sono la fisioterapia, la medicina rigenerativa come il PRP e le terapie fisiche come la laserterapia, la TECAR e la magnetoterapia. A questi vanno aggiunti i tutori che ovviamente possono essere fruttati in ambito anche di fisioterapia. Bene, presi singolarmente queste soluzioni sono solo delle frecce scagliate sostanzialmente a caso. Meglio sottoporsi ad un ciclo infiltrativo? Se sì, con quale farmaco? O meglio eseguire della fisioterapia? Ma allora quali esercizi devo fare? Devo usare un tutore? Non devo usarlo? Devo assumere degli integratori? Insomma, la realtà è che l'artrosi è una malattia multifattoriale che colpisce l'intero ginocchio, inteso proprio come organo, come abbiamo parlato prima, un insieme di tessuti. La gestione moderna dell'artrosi deve necessariamente basarsi su un approccio che deve essere individualizzato per il paziente, che includa non solo il sollievo dal dolore, ma anche l'identificazione e la gestione dei fattori di rischio che contribuiscono alla condizione del paziente, sia sistemico che del ginocchio in sé. E mi raccomando, farò altri video su questo tema, quindi iscriviti e metti un like che non ti costa nulla, e per rimanere ovviamente sempre aggiornato sull'argomento. Come sempre io ti lascio in descrizione dei link interessanti per poter proseguire l'approfondimento, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!